I dati della ricognizione dell'esposizione debitoria del sistema sanitario calabrese sono stati forniti dal presidente della Regione Calabria, Roberto Chiuto, commissario ad acta per la sanità, nel corso di una conferenza stampa a Catanzaro per illustrare gli esiti dell'operazione messa in atto negli ultimi mesi. Presenti il subcommissario Ernesto Esposito, il direttore generale del Dipartimento Salute, Iole Fantozzi, e il commissario di azienda Zero, Giuseppe Profiti. Allora, intanto facciamo un dibattito su due argomenti che a me sarebbe piaciuto che restassero separati. Se parliamo di università e quindi del corso di laurea di medicina all'Unical e di integrazione dell'azienda, delle aziende catanzaresi, è soltanto perché purtroppo i due argomenti si sono sovrapposti. Si sono sovrapposti nella maniera peggiore possibile, con una grande, direi anche brusca accelerazione sull'istituzione del corso di laurea di medicina e su una frenata inaspettata invece sull'integrazione. Per cui intanto credo che bisognerebbe che le due cose tornassero a essere separate e che quindi si procedesse subito, immediatamente, mo, come mi piaceva dire qualche mese fa, alla integrazione delle aziende sanitarie. E poi si riaprisse un dibattito sullo sviluppo dell'intero sistema calabrese. Lei mi riporta un'osservazione su cui posso anche essere d'accordo. Se noi abbiamo la forza e riteniamo che il sistema di formazione, di alta formazione calabrese, si possa ampliare dando una maggiore possibilità ai giovani calabresi di studiare in regione, ben venga. Ovviamente questo deve valere per tutti i territori, non può essere, diciamo così, una prepotenza di un territorio più forte senza considerare quelle che sono le esigenze di altre strutture universitarie. Dunque, se noi pensiamo che possiamo passare a un nuovo sistema di sviluppo delle università calabresi, ben venga medicina a Cosenza, ma ben venga architettura a Catanzaro e ingegneria a Reggio Calabria. Ripensiamo collettivamente il sistema. Ma se questa strategia non cambia per tutti e cambia soltanto per uno, è evidente che c'è, non lo so, mi pare un atteggiamento protoleghista, diciamo così. I più forti vanno per la loro strada e i più deboli non possono stare in silenzio.